Eccomi qua ragazzi, mi sono alzata, sono le 6, ora faccio colazione. Niente, mi dispiace perché volevamo fare tante cose in questi giorni come al solito. Salta sempre tutto. Vabbè, è così. Comunque la mia colazione è sempre la stessa. Aspettate. Fette biscottate con marmellata e il latte, solito. Come ti senti, amore? È scesa la febbre? Sì, con gli yogurt da bere sì. Ragazzi, mi voglio fare questo scrub purificante. Effetto antidiossina, dice. Mamma, metti. Non so che devo combinare. È scesa. Come si apre sto coso? Mamma, grazie che mi hai curato. Sei la migliore dottoressa. Mi dispiace solo che non possiamo andare a vedere il mercatino della Befana e tutte le altre cose. Sì. Mi dispiace troppo assai. In effetti. Mi sembra proprio lo zaino. Brava. Mamma, come profuma. Ma dopo come profuma? Il profumare profuma, dobbiamo dire la verità. Sì. C'è un profumello che io proprio regalerò. Interessante. L'unica cosa che si fa sulla pelle umida, quindi adesso mi metto in doccia, prima mi sciacquo un po' e lo metto. Là c'è scritto 5-10 minuti, quindi andiamo a farlo. Sono le 6 del mattino, io già sto così. Vi faccio sapere comunque com'è. Sì, mamma, però cioè, il profumo è bellissimo. Si devo mettere. Allora, ragazzi, lo scrub è meraviglioso, bellissimo, la pelle sì, è liscia. La mia mamma gli sto preparando le cose. Sì, mi ha cucinato l'uovo. L'hai fatto dietetico, che sono a dieta? Sì. Comunque bellissimo quello scrub. Si fa una o due volte a settimana? Ho messo un po' di mandia e per dimagrire. Ah, ok, grazie. Così puoi dimagrire. Che buono, che bella colazione. Prego, mamma. Adesso ti devo cucinare il panino. Comunque, da provare. Provatelo perché è bello. La pelle è proprio liscia, liscia. Mi piace. Il mattino l'oro in bocca. Ricordalo. Le sveglie di Antonio. Si mette queste sveglie particolari di Alexa. Raga, io vabbè, lasciamo tra la sciama e mi aspetto che dopo mi devo fare uno shampoo. Però la doccia l'ho già fatta. Ma era troppo presto per accendere il forno, quindi ho detto più tardi. Mi metto a pulire perché ho la casa devastata, quindi oggi butterò un bel po' di roba e voglio fare una bella pulizia a fondo, visto che non posso uscire, quindi ci aggiorniamo fra un po'. Allora ragazze, ho pulito, ho riordinato un po' e ho messo a cucinare nella vaporiera finocchi e, madò che schifo queste unghie, e, come si chiama? Cavolfiore, perché dovevo consumare, quindi l'ho messo a fare prima di buttarle, era peccato, così almeno abbiamo un po' di verdurine. Adesso mi faccio anche le zucchine. Sì. Dicevo, adesso faccio le zucchine che a pranzo abbiamo, io e mia sorella riso, zucchine e scamorza, e quindi questi, diciamo, faccio la pasta all'oro e stasera mangio io i finocchi, e poi devo consumare anche le carote, quindi oggi tutte verdure, perché comunque ho tutte verdure da consumare ed è un peccato, quindi adesso le carote faccio in friggitrice ad aria, belle croccantine, giusto per... E le zucchine le faccio, mia sorella vuole la crema, cioè vuole il pesto di zucchina, e io invece me le farò con riso fredde, ecco. Oggi tutti i menù diversi, devo fare 3000 cucine, però vabbè, la vaporiera è una mano santa, la friggitrice anche, quindi va bene, tutto veloce. Buongiorno, eccolo qua, si è svegliato. Ragazze, tra una pulizia e l'altra... Carmelina sta lavando, io mo mi faccio lo spuntino, yogurt al caffè e mandorle oggi. Sono le 10, perché ho fame, così non sgarro, diciamo. E ho preparato le zucchine a mia sorella, mancano solo le mie e poi devo solo fare la pasta. Quindi le preparazioni sono tutte pronte. È questo. Allora, è arrivato il pacco dalla Germania, parte 2. Vediamola, sì.
Ma chi è mamma? Lo zio! È arrivato lo zio! Sorpresa! Chi è? Allora, sorpresa, è arrivato mio fratello, non ce l'aspettavamo. Stavolta ha fatto la sorpresa a tutti, non lo sapeva nessuno. Uno shock improvviso. Emma, sei contenta che è arrivato lo zio? Sei emozionata, vero? Emma, allora, queste le ha mandate della nonna che te le hanno regalati delle persone dove lavora la nonna, ok? Una è per Brando. Una è per Brando e una è per Emma. Uno... Io non so i nomi, però ringraziamo tantissimo, è vero? Vai amore, vai, apri, vediamo che cosa ti hanno mandato. Vediamo. Forse questi di Brando, boh, non lo so. Vabbè, tanto li apre sempre lei. Wow! Oh, ah, per colorare. Bellissimo. Che abbiamo solo i colori da colorare. Ti piace? Sì. Come si dice? Grazie. Grazie. Poi abbiamo questo. Cosa sono? Wow, di Peppa Pig. Ma pure la busta, quanto è bella. Questa ce la conserviamo. Ah, no, questi sono i cerottini di Peppa Pig. I cerottini. E poi amore, apri veloce questo. Sì. Che bello. Ora lo apriamo e vediamo. C'era un libro. Oh! Questo è per te, amore. Come si dice, amore? Butta un bacetto. Grazie. Wow. Grazie per il pensiero. Brando. Ah, il regalo da parte dello zio e della nonna. È più grande. Mamma mia, ma è enorme! È fatto col Babbo Natale. Sì. Amore, mo vedi di riprenderti, sennò non possiamo uscire con lo zio. Sì, piano piano, meglio. Aiuto lo zio, mamma mia. Allora, questo è per Brando. Com'è bello! Cammina, dai, mi piace a lui. Questa che qui bello. Si preme sopra, cammina. Si schiaccia e si cammina nelle ruote. Che bello! Vediamo quello di Emma. Entra quello di Emma. Andiamo. Aspetta. Ah, Emma, vai! Madonna! Piano, non lo rompere, amore. Madonna, Michele, manco sei arrivato. Non l'avevo visto. La tovaglia pulita. Alexa, attiva Carmelina. Vabbè. Ti piace, mo? Che bello! Sì, che ho saputo che ha avuto la casa di Barbie. Ha detto, ma ci vuole anche la macchina. È bellissima! Però non abbiamo le Barbie. Sì, ce l'hai, come sì? No? Come si dice? Grazie. Allora, buon appetito, questo è il nostro pranzo. Io riso nero con zucchine, carote e scamorza. La signorina si è fatto fare al forno riso con crema di zucchine e scamorza. E voi, vabbè. Pasta e cavolfioro. Buon appetito, a dopo. Allora, stiamo andando al mercatino dell'Epifania. Stasera serata particolare. Solo che siamo a dieta. Emma, Anna, contieniti. Stavo dicendo, Emma purtroppo non può venire perché sta con la febbre, dicevo, quindi Emma sta a casa purtroppo con il nonno e il papà e noi siamo andati a fare giusto una passeggiatina. Allora abbiamo fatto calze, calzette, in incognita, adesso devo riempire le calze, abbiamo acquistato varie schifezze e ora andiamo sopra a riempirle. Quindi stavo dicendo, ho preso a Brando un peluscione bellissimo della Clementoni, è quel presì. Sì. Poi vabbè, lo vedrete domani, vabbè, dopo domani. Sì. E ad Emma vabbè un sacco di cose, come sempre. Poverina c'ha la febbre, quindi Befana con la febbre. E niente, si è rotta la busta! Ti sei calmata? Allora, prima sono salita, ma c'è rimasta male che non gli ho portato una sorpresa. Allora la mamma è scesa. Lo sai dove sono andata? Wow! Sei contenta adesso? Non piangere più, va bene? Mi sono calmata di più. Meno male. Ti piace? Lo apriamo? Dai, aprilo con papà, va bene? Allora, calze conservate abbiamo fatto, ho preso le cose a Emma perché aveva preso il piccio che piangeva, come avete visto, e mo cena e poi nonna. Terapia fatta.
Fai cara cara a mamma. Guardate come ride. Simonello mi ha ucciso. Mi ha fatto male. Ragazzi, sono a letto, Emma già sta dormendo e oggi stava di nuovo febbriciante, come si dice. Tu quando devi dormire? Quando devi dormire tu? Saluta di buonanotte. Con questa luce rossa ci fa proprio brutti, fa impressione. Comunque niente ragazzi, io vi auguro una dolce notte. Oggi è stata una giornata di sorprese, di sorpresa di mio fratello, molto emozionante. E niente, speriamo che questa piccolina domani sta meglio e che non sale più la febbre, anche se purtroppo avendo raffreddore e tosse ci vorrà un po' di tempo. Butti il bacetto. Buonanotte da me Brando. Buonanotte, a domani.